un podcast in cerca d'autore. Su YouSlow Web Radio, un'occasione per conversare di proprietà intellettuale e galassie giuridiche limitrofe con autori, imprenditori, professionisti, insieme all'avvocato Andrea Michinelli. Benvenuti e benvenute a un'altra puntata di un podcast in cerca d'autore. Sono sempre Andrea Michinelli per navigare con voi nelle complessità della proprietà intellettuale e farci aiutare da vari esperti e esperte in questo viaggio. Oggi il tema affrontato è quello dei DJ, per parlare di questa figura professionale, autorale, artistica, adesso vedremo in quali declinazioni. L'esperta di oggi è Deborah De Angelis, avvocato, fondatrice dello studio DDA, consigliere di Alai, presidente dell'associazione ADJ, non a caso, e direttrice anche del capitolo italiano, peraltro, di Creative Commons, di cui abbiamo parlato anche in passato. Intanto grazie mille Deborah e benvenuta. Grazie a te Andrea e buon pomeriggio a tutti. Allora Deborah, direi di introdurre a una platea che noi non possiamo sapere quanto sia esperta di queste figure. Ovviamente tutti hanno sentito parlare di DJ, ma forse pochi si sono poi spinti o sono DJ, insomma sono relativamente all'oscuro di quello che può essere un'attività e del conseguente inquadramento sotto tutti i punti di vista normativi. Io direi innanzitutto di partire col fatto che DJ può richiudere diverse attività nel concreto, quindi ci si può limitare a un'attività, quella più intuitiva, del cosiddetto mettere sui dischi, come capita anche nelle occasioni dal vivo, ma può essere anche qualcosa di più elaborato e complesso che si avvicina, addirittura proprio coincide con una vera e propria attività artistica barra compositiva. Ti chiederei innanzitutto di darci questa prima introduzione, cioè quanto un DJ e in che modo può rientrare effettivamente in un ambito di diritto d'autore, quindi compositivo, o in un ambito di diritti connessi, quindi artistico? Allora, ti ringrazio intanto per avermi introdotto con questa domanda, che ritengo sia proprio fondamentale per l'inquadramento giuridico della categoria. Il DJ, come ogni altra forma artistica, perché io poi fondamentalmente credo che alcune delle modalità con le quali dei DJ professionisti svolgono la propria attività non possa non essere considerata da un punto di vista artistico, ripercorriamo un po' la storia di questa figura professionale, che è abbastanza recente ma che ha avuto dalla fine degli anni 60, è nata in America e anche in Francia, dove appunto erano così lanciate le prime discoteche, dove il DJ iniziava a svolgere questo lavoro in maniera più tecnica, rudimentale, nel senso il più delle volte non era lui ad avere la musica da suonare, ma era il locale stesso che gliela forniva. Quindi immagino una mancanza di preparazione anche alle spalle per una direzione di un DJ set comunque ragionevole e studiato. Con il tempo i DJ, e un libro che è poi il frutto della tesi di dottorato di Tim Lawrence, un professore dell'Università di Londra sulla storia della musica, ha pubblicato con il titolo Loves Save the Day, dove racconta praticamente la storia della nascita dei primi locali da ballo a New York, che hanno segnato anche un momento, un passaggio sociale e culturale molto importante, di integrazione soprattutto in quel contesto. E il DJ quindi comincia a percorrere la sua strada evolutiva dal punto di vista professionale, cominciando quindi ad essere lui stesso ad acquistare la musica da poter poi eseguire in pubblico, a studiare le varie tecniche di mixaggio per quei DJ che hanno iniziato a mettere la musica a tempo, quindi a passare un disco dietro l'altro mantenendo il tempo, e anche a scegliere qual era la esecuzione musicale da fare. Io ti assicuro che se abbiamo due figure differenti, no? Un DJ professionista, che io posso ritenere un artista, e un quisque de populo che sta lì davanti alla stessa pila di dischi, e gli chiediamo di farci un DJ set, che poi è appunto la dizione con la quale viene denominato il frutto di questa esecuzione musicale, con gli stessi strumenti tu avrai due
risultati diversi. Questo è un po' come quando si dice ad un cantante, interprete, esecutore di eseguire una composizione e lo fa con una certa tecnica e un altro lo fa con un'altra, quindi il risultato è comunque differente. Già questo ti dà in qualche modo la menzione del fatto che le proprie attitudini, la propria cultura musicale, perché io posso parlare di tutto quando ho conoscenza, quando mi sono informata, quando ho letto dei libri, quando ho studiato, e il DJ allo stesso modo può darti delle, suscitarti delle reazioni, delle emozioni, quando tu senti che alla base c'è uno studio, c'è una preparazione, c'è una conoscenza, c'è una cultura musicale, ma c'è anche un'abilità nel saper utilizzare questa strumentazione. Poi si va ancora oltre, oggi alcuni DJ che compongono anche musica, sono anche produttori artistici, eseguono dal vivo sempre attraverso la console, ma troviamo oggi DJ anche in tutti i palchi dove si esibiscono anche degli artisti dal vivo. Adesso è molto in voga, no? La figura del DJ dietro al cantante, diciamo che ha questa valenza e in qualche modo la può anche sviluppare verso un'attività che alcuni miei colleghi esperti sempre di questa materia definiscono come attività autorale. Io credo che anche dal punto di vista della riserva che il DJ può esprimere sul DJ set, tant'è che ho avuto occasione come avvocato di esaminare differenti tipologie di contratti che case discografiche hanno appunto proposto a dei DJ per poter riprodurre e stampare la registrazione del loro DJ set, e quindi una privativa contrattuale che dà la possibilità al DJ di negare o autorizzare il riutilizzo della sua esecuzione musicale. E poi credo che entri a pieno titolo nell'inciso dell'articolo 80, appunto dedicato alla categoria degli artisti interpreti ed esecutori, come coloro che ballano, cantano, eseguono, interpretano opere musicali altrui, che lo si faccia attraverso la voce o che se lo si faccia attraverso l'utilizzo oggi in un'epoca in cui la musica elettronica è entrata a pari titolo a la stessa, diciamo, importanza delle altre tipologie, degli altri generi di musica, mi sembra appunto che non possa essere negato. Tant'è che l'attività che abbiamo portato avanti, tu ricordavi prima che sono il presidente di un'associazione di categoria dei DJ che da anni si batte per la promozione, la valorizzazione e anche la tutela della categoria, abbiamo lavorato tantissimo affinché appunto ci potesse essere la possibilità di costituire un registro generale dei DJ dove poter far confluire tutte quante le figure artistiche professionali che lavorano in Italia, dando loro delle garanzie da un punto di vista legislativo, legale. Tant'è che appunto questa attività ha ovviamente richiesto una precedente preparazione e approfondimento e studio delle diciamo particolari attitudini che un DJ deve avere per poter essere considerato tale. Tra l'altro ricordiamo per chi ci ascolta che la legge che hai menzionato, la legge 106/2022, è un importante approdo, anche se molto discusso e tuttora tra l'altro deve trovare un'applicazione per step, come accennavi anche tu. Tra le altre cose, questa legge sullo spettacolo prevede proprio l'istituzione come novità di un registro a livello nazionale, quindi vedremo anche l'inquadramento conseguente che ci potrà essere per i DJ, auspicando che sia il più ampio possibile. Sì, diciamo che noi siamo partiti già dalla scorsa legislatura, ancora prima della delega 166 del 2022, con un disegno
disegno di legge che era stato appunto depositato, una proposta di legge depositata alla Camera dei Deputati dal titolo Riconoscimento della qualifica di disc jockey professionista istituzione del Registro Nazionale dei Disc Jockey, che è stata presentata il 7 luglio del 2021, dove appunto si ipotizzava dopo all'articolo 1 aver indicato il fatto che lo Stato riconosce comunque l'alto valore etico e sociale della professione del disc jockey, la cui attività costituisce una forma di espressione artistica nell'esecuzione di opere musicali, e ne dà una definizione, ossia considera il DJ l'artista che attraverso la scelta personale e la conoscenza teorica e pratica di opere e strumenti di carattere musicale ed elettronico esegue anche in un'unica sequenza, non necessariamente, perché molti DJ preferiscono non mixare ma far andare un disco dietro l'altro, e questo non diminuisce attitudine, più tracce musicali in qualsiasi formato utilizzando strumenti audio analogici o digitali e coinvolgendo il pubblico presente. Credo che quest'ultimo inciso sia proprio la parte che in qualche modo deve essere tenuta a mente da chi intrattiene il pubblico, cioè da chi ha una funzione di intrattenimento il pubblico deve essere coinvolto, quello misura la bravura poi della prestazione artistica. E questa legge appunto prevedeva che si considera DJ professionisti coloro che esercitano l'attività di DJ in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative e professionali. E poi appunto all'articolo 2 prevedeva l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Registro Nazionale dei DJ. Ora, con diciamo il treno che sta andando avanti con la legge delega, dove invece lì si prevede la possibilità della costituzione di un registro generale per gli artisti, sappiamo per esempio che la categoria degli attori ha ottenuto sempre nella scorsa legislatura l'apertura di un registro dei attori e attrici professionisti, e quindi su questa scia evidentemente tutte le altre categorie artistiche ambiscono ad avere un proprio registro, un registro che serve anche a fare uno spartiacque tra chi svolge professionalmente, quindi non abusivamente, la professione. Quindi ci auguriamo che si possa riaprire il dialogo con le istituzioni, ma sicuramente questo è già sul tavolo, perché comunque abbiamo partecipato alle diverse discussioni, e che sia l'occasione nella diciamo lavorazione di questa legge delega di poter prevedere una sezione all'interno di questo immagino grande registro nazionale degli artisti, anche una dedicata ai DJ professionisti. Qui mi allaccio, Deborah, perché dopo queste tue importanti considerazioni, tra l'altro, quindi ci fanno capire come tutto dinamico in corsa, bisognerà monitorare accuratamente l'evoluzione anche politica dell'implementazione della normativa. Proprio l'aspetto giuslavoristico del lavoratore dello spettacolo è particolare per i DJ, perché a oggi sostanzialmente nella famosa normativa ex EMPAS, oggi è confluita nell'INPS sezione spettacolo, il lavoratore DJ è sì riconosciuto come lavoratore dello spettacolo, su cui sono poi si appoggiano le varie adempimenti consueti, però non possono avvalersi ad esempio della cosiddetta esenzione da comma 188, cioè un regime di favore per i dilettanti che esenta con autocertificazione l'artista che certifichi sostanzialmente una serie di requisiti, ma fondamentalmente di essere un dilettante, perché si era ragionato all'epoca un DJ, senza stare a fare tanti distinguo, il DJ non fa veramente musica dal vivo perché non ha degli strumenti, non è un musicista come gli altri, quindi lavoratore dello spettacolo sì, è possibile esente perché fa musica dal vivo no. Ecco, anche questa considerazione della nuova normativa del DJ potrebbe cambiare, perché in base alle logiche che dicevi prima tu, Deborah, ci può essere una rivalutazione più ampia dell'attività del DJ. Certo. Certo, non ricordo esattamente l'esenzione che hai citato a che anno risalga, sicuramente
sarà necessaria una revisione anche in questo ambito, perché posso immaginare, per esempio, che i DJ che stanno iniziando la professione e non hanno ancora una carriera alle spalle, necessitano ovviamente di uno stesso trattamento di un altro artista che invece che utilizzare delle strumentazioni digitali o ad analogiche usa lo strumento musicale, ma allo stesso modo svolge una professione, che è una professione artistica. Noi in Italia contiamo un po' da anni questo retaggio della ripartizione che poi si riflette, come sappiamo, anche da un punto di vista tributario, per chi poi organizza degli eventi dal vivo, con musica dal vivo o degli eventi con musica registrata, dell'imposizione di un'IVA molto più alta, dell'imposizione di un'imposta sugli intrattenimenti, che in qualche modo volevano come intento principale sostenere la musica dal vivo, ma che invece nell'ambiente, diciamo, della musica elettronica non ha sortito questo desiderato effetto, in quanto poi in molte situazioni sappiamo che è stato un po' utilizzato da alcuni organizzatori questo espediente per eludere anche il 50% del diritto d'autore, che consentiva quindi una scontistica nel momento in cui nella programmazione, sul 100% della programmazione di una serata, il 50% veniva dedicato alla musica live. Questo per dire che non si può fare due distinzioni separate, non si può distinguere la metodologia con la quale oggi, in un'era post-rivoluzione digitale, si possa esprimere la propria arte, il proprio estro artistico anche in altri modi. Ovviamente, come dicevo prima, questo non esclude che ci debbano essere delle abilità. Non esclude che ci debba essere una perseveranza, uno studio, un'applicazione e un'esperienza. Ma tornando al discorso del registro, questo è anche utile per poter cercare di arginare l'abusivismo, perché io vorrei che anche nel settore della musica elettronica si riuscisse a trovare un inquadramento che possa sostenere le figure artistiche e che possa in qualche modo farle emergere dal nero, che invece ha contraddistinto tante di queste attività. O anche il fatto di un calmieramento della, diciamo, sottopaga, no? Che molti DJ accettano, magari perché appunto sono alle prime armi o perché non hanno possibilità di ottenere degli ingaggi più grandi, ma che in qualche modo destabilizzano comunque il mercato. Quindi tutti dovrebbero avere le stesse possibilità e tutti dovrebbero in qualche modo sottostare agli stessi obblighi. Anche a questo fine, nel 2013 l'associazione ADJ ha redatto un codice etico del DJ, dove si voleva cominciare appunto a far in qualche modo passare l'idea che una professione racchiude in sé, come qualsiasi altra posizione giuridica, dei diritti così come dei doveri. Quindi anche qui evoluzione in corso del maggior riconoscimento di professionalità del settore dello spettacolo, quindi auspichiamo tutti queste evoluzioni, vedremo un po' come anche il mercato e la professione stessa potrà beneficiarsi di queste innovazioni legislative, che speriamo poi aiutino anche ad avere certi effetti. Io chiuderei, intanto ricordo a chi ci ascolta che il comma 188 era quella della legge finanziaria 2007, quindi è qualcosa che ancor più essendo ormai nel 2023 richiederà anche se alcuni addirittura parlano proprio di abrogazione, ma direi come minimo ecco una riconsiderazione interpretativa alla luce di quello che abbiamo appena detto, Deborah. Chiuderei soltanto con una tematica un po' tipica di quando si parla di DJ, molto velocemente, cioè il fatto che il DJ spesso viene collegato anche alla SIAE, al discorso delle licenze sulle opere musicali che poi vengono suonate. Certo, potremmo riservare magari a un altro incontro, se avrai piacere, di approfondimento sulle licenze SIAE che riguardano i DJ, perché abbiamo Sì? sia la licenza copia e lavoro, e invece quello a cui ti riferivi adesso è il fatto che per il legale svolgimento di un intrattenimento con DJ set,
Act, è necessario che l'organizzatore, come in qualsiasi altra tipologia di evento, richieda il permesso SIAE. Il permesso SIAE ha con sé l'onere della redazione del cosiddetto programma musicale, che è diventato un servizio da online sul repertorio, sul sito della SIAE. C'è una sezione proprio dedicata al mio bordereau, dove appunto è richiesto al DJ, come direttore della esecuzione musicale, quindi ritorniamo qui un po', no, al discorso della figura artistica, di compilare le informazioni sui titoli delle composizioni musicali che ha eseguito durante la sua performance. Noi come associazione, devo dire che sin dal 2008, quando avevamo iniziato a negoziare con la SIAE la licenza copie lavoro, avevamo proposto e avevamo ritenuto comunque utile il fatto che si potesse, anche grazie all'evoluzione tecnologica, esonerare il direttore musicale dal compilamento del bordereau, perché se tu giri in tutta Europa non c'è una società di organismo di gestione collettiva che richiede tale adempimento, e la problematica si ha quando ad esempio in uno stesso locale si esibiscono DJ anche stranieri, che appunto è un po' difficile riuscire a farli registrare nel sito della SIAE affinché possano poi, anche perché è tutto scritto in italiano, e quindi al di là della funzionalità o meno del sistema tecnologico, anche se si volesse pensare che sia sempre funzionante, è difficile per uno straniero riuscirla a gestire, a meno che tu abbia proprio una persona che si dedica esclusivamente a questo, ma diventa un onere talmente alto che è un po', ultroneo rispetto, no, a quello che, anche perché basterebbe oggi con i sistemi digitali che abbiamo tracciare le informazioni sul regime dei diritti, che i brani che vengono eseguiti, e magari mandarli direttamente con una box a un archivio della SIAE che li tiene in considerazione per raccolta dei compensi dovuti poi ai titolari dei diritti delle opere stesse che sono state suonate. E c'è quello che posso denunciare, è che c'è una complicazione di adempimenti e di burocrazie che poi non so quanto effettivamente possano essere utili alla rendicontazione, anche perché la rendicontazione su questa tipologia di eventi il più delle volte è non analitica, o se lo è analitica per una percentuale su tutti gli indotti, della musica che viene eseguita in questi avvenimenti, in questi eventi. Io, Deborah, ti ringrazio perché hai introdotto un tema che giustamente accolgo la tua offerta di introdurre la complessa tematica delle licenze SIAE per un'altra puntata che merita sicuramente un approfondimento ad hoc. Intanto ti ringrazio tantissimo, abbiamo capito con questa nostra chiacchierata che DJ non è semplicemente una figura di facile definizione, è una figura in evoluzione, ci sono tuttora dei mutamenti legislativi che stanno anche cambiando l'inquadramento, ci sono tante anime, da il diritto d'autore connesse, il direttore dell'esecuzione, all'aspetto lavoristico, e quindi sarà interessante che con te, Deborah, magari aggiornarci, se ne avrai voglia, su anche le evoluzioni normative che hanno riflesso su quello che stavamo dicendo. Intanto ti ringrazio ancora, se vuoi salutare i nostri ascoltatori. Grazie a te, Andrea, e una buona serata a tutti. È stato un piacere dialogare con te su queste tematiche. Molto volentieri ci rincontriamo presto. E saluto e ringrazio infine i nostri ascoltatori, e li rimando alla prossima puntata di un podcast in cerca d'autore. Un podcast in cerca d'autore su YouSlow Web Radio, un'occasione per conversare di proprietà intellettuale e galassie giuridiche limitrofe con autori, imprenditori, professionisti, insieme all'avvocato Andrea Michinelli.